Nel Vangelo di oggi preso da Luca, al capitolo 9, dal versetto 51 e seguenti, leggiamo: «Ma essi non vollero riceverlo perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme». Gesù ha deciso di andare a Gerusalemme, ma i samaritani non lo vogliono ricevere. È un viaggio con un amaro inizio. Il divieto di transito è perché Gesù va a Gerusalemme. Alla chiusura dei samaritani, i discepoli Giacomo e Giovanni rispondono con violenza: «Signore, vuoi che diciamo che scenda il fuoco dal cielo e li consumi?» Gesù li rimprovera. Non sappiamo quali parole Gesù abbia usato per rimproverarli. Di fronte alla libertà dell'uomo, Gesù non reagisce con la violenza, non impone nulla, ma continua il suo cammino di proposta di salvezza anche a chi lo rifiuta, a chi gli volta le spalle. Egli non porta il fuoco che brucia i nemici, ma l'amore che li perdona. Gesù è la misericordia che vince il male non solo dei samaritani, ma anche e prima ancora dei suoi discepoli. Egli rivela un Dio di compassione e di tenerezza, non conosciuto ai vicini e ai lontani. A volte capita anche a noi di incontrare difficoltà, di non essere accolti, di abbatterci. Impariamo da Gesù a camminare in silenzio, senza lanciare scomuniche. Il rifiuto non ferma l'amore, perché l'ultima parola di Gesù è amore. A tutti auguro una buona e serena giornata nella pace del Signore.